a Milano nello scalo Farini, un'area totalmente abbandonata che dovrebbe essere riqualificata. Qui il Comune di Milano ha fatto anche un accordo di programma con Ferrovie dello Stato e quindi dovrebbe in qualche modo prendersi cura dell'area. Invece abbiamo visto tantissime persone vivere qua in una situazione davvero di forte degrado e disagio. Le persone sono soprattutto asiatiche, ma devo dire che c'è veramente un melting pot con anche persone provenienti dall'Africa e in generale disagiati di tutti i tipi. Abbiamo parlato con le persone, hanno dichiarato di essere in Italia da anni, di non lavorare. Abbiamo visto non solo baraccopoli, ma anche insomma, palazzine occupate abusivamente. E alcune persone sono chiaramente sotto l'effetto di stupefacenti, del resto c'è la nota droga Shabu utilizzata soprattutto dalle persone asiatiche. Da quanto tempo sei in Italia? Io? 15 anni qui. Qui? 15 anni? Italia. 15 anni in Italia? Sì. E lavoravi in laboratorio? C'è famiglia, c'è lavoro. Adesso sola, basta lavoro. Prima. Come mai vivete qua? Non avete la casa? Non lavori più? Non c'è lavoro. Ti serve niente? Serve un po' per mangiare, qualcosa che sì? Ti serve. Sì. Quanti siete in totale qua? Quanta gente c'è per organizzare? Quasi 40 persone. Ok. Penso. E più c'è la palazzina anche? Sì, anche fronte, cioè quella casa giallo, sì? Anche ce l'ho 20 persone. Ecco, questa è l'ennesima dimostrazione delle tante persone che vengono in Italia alla ricerca di un futuro migliore e poi si ritrovano a vivere in queste condizioni, ai margini della società, nel totale degrado. Ho visto anche alcuni bambini, insomma, vivere in condizioni igienico-sanitarie pessime, ovviamente non vanno a scuola. Ecco, è questa l'accoglienza, la solidarietà tanto sbandierata dalla sinistra? Vuol dire poi far vivere bambini in questo modo? Beh, insomma, io ho un'altra idea di futuro anche per questi bambini. Allora, siamo qui a due passi dal Bosco Verticale, da Porta Nuova ci sono i nuovi grattacieli, eppure Milano qui sembra di tutt'altro tipo. Il sindaco Sala aveva promesso che questa città sarebbe stato un sogno per tutti, in realtà per tanti rimane un incubo e abbiamo visto le immagini di tantissime palazzine occupate, baraccopoli e tutto questo a due passi da quello che il sindaco Sala ci dice essere il fulcro della nostra città. Oltre alla baraccopoli, oltre a insomma, piccole realtà edificate che vengono occupate, ci sono vere e proprie palazzine occupate abusivamente, utilizzate per dormire e anche abbiamo visto come piccoli laboratori.